Il 2020 sta per giungere al termine ed è tempo di bilanci da fine anno. Il fatto che questo 2020 sia stato molto particolare e abbastanza difficoltoso è un dato di fatto. È pur vero però che per il 2021 si riservano grandi speranze e i buoni propositi per l'anno che verrà di certo non mancano. Noi l'abbiamo chiesto ai milanesi che ci hanno risposto così. Il 2020 per me è un anno da cancellare in tutti i sensi, sia per la mia esperienza personale che per esperienza collettiva di tutti. Quindi una pandemia così veramente è stata deleteria per tutti. Il 2021 vorrei essere positiva, quindi mi aspetto col nuovo vaccino che è stato così veloce, celere, che si riescono a risolvere un po' di problemi e che la gente si vaccini, perché è molto importante secondo me. Il 2020 è stato un anno nero, il 2021 credo che, diciamola, non voglio farla pessimista, però non credo che ci sia un anno migliore di questo. Dovremmo aspettare ancora per molto, quindi dobbiamo darci una regolata e sì, assolutamente sì. Io cortesemente zero, sono sincero, perché va tutto male. Noi abbiamo un locale eppure siamo messi male. Speriamo solo che il 2021 ci porti una grande fortuna di andare avanti così, perché così proprio zero. Sei perché... Nella sufficienza comunque. Esatto, per essere generosa, dai, siamo buoni perché comunque speranza ce l'abbiamo, ma speranza perché è quella interna che ognuno deve avere ancora, perché dai nostri governi sinceramente speranza c'è poco, dei comportamenti, delle indicazioni che ci devono dare. Purtroppo siamo un po' abbandonati, però 2021 secondo me dovrà cambiare qualcosa, perché così non si può andare avanti. Insomma, un anno, penso, come per tutti, molto triste. Sì, spero bene, spero che vada meglio, certo.